Sappiamo che in Formula 1 di tanto in tanto assistiamo a cambiamenti regolamentari per modificare efficienza e aspetto delle monoposto, come vi abbiamo mostrato nel nostro video delle regole 2021. Gli ingegneri si impegnano per far prevalere l'effetto sulla forma ed il look, ma in alcuni casi abbiamo assistito a risultati che offendevano la vista come poche altre cose mai create dall'uomo. Halloween ce lo siamo lasciato alle spalle, ma ecco una galleria degli orrori, una top 10 di macchine inguardabili realizzate a seguito di cambiamenti regolamentari. Al numero 10 la Spirit 201. Nel 1983 venne bandito l'effetto suolo. Le lunghe pance laterali necessarie ad incanalare l'aria sul fondo dell'auto vennero abbandonate e le monoposto divennero simili a punte di freccia. La Ligier JS 21 certamente rappresentava un'interpretazione estrema di questo cambiamento, ma anche la Brabham BT52 non scherzava di certo. E poi arrivò la Spirit, con la sua 201. Lo chassis arrivava direttamente dalla Formula 2 mentre il motore era fornito dalla Honda. Insomma, guardatela, sembra più un frigorifero che una macchina di Formula 1. La doppia ala posteriore poi è il tocco di classe che mancava, segnale che il team era alla ricerca della downforce perduta in ogni modo possibile. Nonostante l'auto non fosse proprio un cancello, fu il punto di partenza della carriera di Stefan Johansson in Formula 1, oltre ad aiutare a tornare nella massima serie Honda, ma la Spirit sparì dalla circolazione nel 1985 senza mai essere andata a punti. Al nono posto, la Tyrrell 026. Diciamocelo subito, ne vedremo di più brutte, e aiutatemi a dire di molto più brutte, della Tyrrell 026. È che quelle appendici aerodinamiche sulle pance sono tra le cose più antiestetiche mai viste. Vi ricordate le X-Wing? La Tyrrell, alla ricerca di più carico aerodinamico nei circuiti lenti come Monaco, portò questa innovazione nel 97. Quando l'anno seguente le nuove regole prevedettero auto più strette proprio per ridurre la downforce, Tyrrell ripescò dai libri di storia questa soluzione. Esordendo a Melbourne con un paio di ali che spuntavano dai sidepods, anche se non sembravano così all'avanguardia come le vecchie X-Wing, Tyrrell ne sviluppò altre nel prosieguo della stagione. Il bello è che la soluzione venne copiata da altri team come la Prost, la Jordan e addirittura la Ferrari nel Gran Premio di San Marino. Il lato comico però è che le ali laterali divennero un problema per le operazioni semplici ed elementari. La Prost addirittura ebbe dei problemi al rifornimento. Grazie al cielo, la FIA decise di bannare questa soluzione per motivi regolamentari legati alla sicurezza. Veniamo ad anni più recenti con la Renault R29. Preoccupati da gare tutt'altro che emozionanti, dettate da sorpassi difficili nella seconda metà degli anni 2000, i cambiamenti aerodinamici del 2009 nelle menti della FIA volevano riportare l'azione sui tracciati del mondiale. La piccola ala posteriore e lo spazzaneve anteriore all'inizio erano un po' un pugno negli occhi, anche se va detto che alcuni team come Brown e Ferrari riuscirono ad interpretare le regole realizzando monoposto esteticamente convincenti. La Renault R29, d'altro canto, non era proprio tutto questo spettacolo. Un design troppo muscoloso ed un filo sgraziato al frontale lasciavano evidente un musetto il cui scopo ultimo era di minimizzare il passaggio d'aria sotto la monoposto. Per fortuna, dopo qualche tempo si decise di eliminare la vernice bianca all'anteriore, lasciando lo scuro del carbonio, fattore che contribuì a snellire il look complessivo del frontale. Anche se diciamocela tutta, il mix di giallo, bianco e arancione non è stato sicuramente tra i più riusciti nella storia della casa francese. Il settimo posto si tinge di rosso con la Ferrari F2012. Ferrari ha realizzato alcune delle monoposto più belle della storia, come la 156, la 641 e la F2004. Per ognuna di queste, però, ce n'è qualcuna che lascia un po' perplessi. La F2012 ne è un esempio. Con il musetto che saliva, saliva e saliva, la FIA si concentrò sulla sicurezza del pilota in caso di incidente. Per il 2012, il legislatore decise di abbassare l'altezza massima della struttura del naso, senza andare a toccare quella massima dello chassis. Per continuare ad incanalare più aria possibile sotto la vettura, un gran numero di scuderie decise di realizzare una transizione tra il musetto e il telaio, ribattezzata scalino. Dai test, poi, emerse che non si sarebbe trattato di un'auto particolarmente competitiva. Come Fernando Alonso abbia rischiato di vincere quel mondiale rimane ancora un mistero, contando che l'auto non era superiore alla Red Bull, ma nemmeno a McLaren e in alcune occasioni addirittura a Mercedes e Lotus. Sesto posto per la Toleman TG183B.
In passato era abitudine montare i radiatori nella parte anteriore dell'auto fino a quando Lotus non li spostò sulle fiancate con l'ottima 72, posizione in cui sono rimasti sino ad oggi. Ecco perché la soluzione adottata dalla Toleman fa abbastanza sorridere. Si vede che il progettista era fan delle auto dal design retro dal momento in cui ha installato la coppia di radiatori dentro l'ala anteriore. Soluzione bizzarra, dettata dalla necessità di avere forse un anteriore più preciso in inserimento di curva spostando le masse all'avantreno, oltre al bisogno di raffreddare in maniera importante il motore Hart. Sfortunatamente il risultato non fu all'altezza delle aspettative. La Toleman del 1983 colse risultati di basso livello, con l'erede la TG184 più classica nel design ed affidata ad un giovane brasiliano di belle speranze che sapeva andare discretamente bene sul bagnato, ma questa è un'altra storia. Al quinto posto ecco la ATS HS1. Nel 1978 qualcosa chiamato misure di sicurezza iniziò a bussare alla porta della Formula 1. Per la prima volta nella storia vennero definiti materiali e dimensioni delle monoposto, con monoscocche di alluminio che iniziarono a farla da padrone. ATS, al suo secondo anno nella categoria, partecipò al campionato con una Penske PC4 opportunamente modificata e ribattezzata HS1. Il risultato lo vedete bene anche da soli, una vasca da bagno di color giallo fluorescente con l'anteriore che ricordava molto quello di un Caterpillar da cantiere. Anche l'evoluzione, la D1, che corse nelle ultime gare del 78, non era un passo avanti così incredibile, ed anche in mano al futuro campione del mondo Keke Rosberg non riuscì ad ottenere risultati accettabili. Al quarto posto, no dai, vi lascio la sorpresa. La Ferrari F310. Ricordate cosa dicevamo a proposito delle Ferrari brutte? Eccone un'altra. Cercando di migliorare la sicurezza dei piloti dopo i fatti del 94, la FIA impose abitacoli più grandi ed alti dal 96 per proteggere meglio casco e quindi la testa. Regola non facile da applicare, alcuni team ci riuscirono con un design convincente ed efficace come la Williams, altri, è onesto dire che Ferrari non riuscì in questo intento. Nell'insieme il pacchetto estetico era abbastanza discutibile, radiatori e pance parecchio strane anche per l'epoca, oltre al fatto di essere la sola vettura ad avere ancora il naso basso vicino all'ala anteriore ad inizio stagione. Nel corso del 96 alcuni particolari della F310 vennero rivisti, facendola sembrare più un pellicano che una macchina da Formula 1. Per fortuna la F310B, l'auto del 97, era decisamente più gustosa e raffinata della precedente, oltre che veloce. Terzo gradino del podio per la Lotus E22. Per quanto mi riguarda, potremmo già chiudere il video dopo questa prima carrellata di nasi spioventi entrati in vigore dopo il cambio regolamentare del 2014. Insomma, guardateli, trovatemi qualcosa di altrettanto raccapricciante in Formula 1, dai, su! La Lotus, che veniva da due stagioni importanti dove riuscì a vincere delle gare, fu presa da una di quelle strane idee che passano ogni tanto nella testa dei progettisti: fare qualcosa di diverso a cui gli altri non abbiano ancora pensato. Ed ecco il doppio naso! La cosa che i progettisti forse non avevano considerato è che l'aria che passa sotto l'auto va a caricare il diffusore posteriore. Risultato, l'auto era tanto sottosterzante quanto povera di carico aerodinamico al posteriore. E se a questa aggiungete anche un'unità turbo ibrida Renault, tutto fuorché incredibile, ecco, il gioco è fatto. Ah, per la cronaca, la Lotus E22 conquistò appena 10 punti in stagione, 305 in meno rispetto al 2013. Medaglia d'argento per la Ligier JS5. Se siete appassionati di storia della Formula 1 potete riconoscere un'auto degli anni 70 anche a chilometri di distanza. Quei cammini a giraffe prese d'aria enormi ne sono un tratto distintivo. Tra queste la Ligier JS5 era sicuramente quella che più di tutte offendeva la vista. Arrivata nel 76 con un'enorme presa d'aria a bulbo sopra la testa del pilota, che la faceva sembrare più una teiera che una monoposto di Formula 1, la Ligier riuscì a conquistare appena 3 punti nelle prime 4 gare, grazie a Jacques Lafitte. Ringraziando il cielo, i cammini così alti vennero messi al bando dopo il Gran Premio di Spagna di quell'anno. La risposta dei tecnici Ligier fu la realizzazione di una presa d'aria che si ispirava direttamente al pesce blob. Dai, non ci sono altre spiegazioni. Ah, e se non sapete di che animale si tratti, vi invito a cercare su Google. I risultati però migliorarono e la JS5 fu la base di una monoposto vincente, la JS7 dell'anno successivo, e alla numero 1 lei la Caterham CT05. Quando il team principal della Caterham esordì dicendo che l'auto del 2014 sarebbe stata qualcosa di sconvolgente, non avrebbe potuto usare parole migliori.
Quando la CT05 mise le ruote fuori dal garage per la prima volta, con questo colore da alieno verde, in effetti molti dei presenti rimasero sconvolti. La sezione frontale, quella colpita dalle nuove regole, era inelegante e orrenda, mentre le necessità di raffreddare al meglio la Power Unit Renault completarono il resto, dando all'auto tutto tranne che forme sinuose. Monoposto abbondantemente più lenta della griglia per distacco, fece alzare bandiera bianca a Tony Fernandez a metà stagione, nonostante nel corso dell'anno qualche aggiornamento, soprattutto per il frontale, arrivò ad ingentilirne l'aspetto. Il team finì a gambe all'aria per problemi finanziari e l'ultima apparizione al Gran Premio di Abu Dhabi avvenne solo grazie ad un crowdfunding, l'ultima gara di questo alieno verde dal naso lungo. Piaciuta la top? Qual è stata secondo voi l'auto più brutta della storia? Scrivetecelo sotto nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo video di motorsport.com. Ciao a tutti!